a tutti ragazzi e bentornati nel canale. Oggi sono con il mio amico Riccardo e stiamo andando a Ceprano a raduno Stensland. Ci aspettano circa 3 ore di macchina più o meno, anche 3 ore e 20 perché è sotto Roma con una modesta e umile punto 1300 multijet, rispetto per l'appunto 1300 multijet, e niente, ci vediamo lì. Commento su questa pioggia. No, signori, ho lavato la macchina ieri, non dico niente. Poi speriamo che non continui, perché sennò ci siamo fatti 3 ore di macchina per niente. Perché ripeto, l'unico ombrello che ho è quello da ombrellina tipo paddock della MotoGP, perché è l'ombrello da sole, che dubito ripari molto. Allora, siamo arrivati. Io sono enormemente soddisfatto anche solo dalla location, perché ti prego, mostra il tutto per quanto poco si possa vedere. Però siamo letteralmente immersi nella natura, in mezzo alle montagne, un ritrovo che sembra non familiare di più da quanto è accogliente. Ti dirò, non mi dispiace per niente. Le premesse sono estremamente buone. Sì, sì, sì. Cioè, ragazzi, sta location è fotonica. Infatti me l'hanno detto gli organizzatori. Ma bellissima. Cioè, riprendi la mia faccia perché sono un bambino in questo momento. Cioè, ricca contentissima, poi con gli emiz, guarda qua. Prendo per corsa, Station. Station con gli emiz. No, scusa, non la corsa. Boh, bellissime, zii. Che cerchi so questi? Ah, boh, non lo so. NK forse, no, non lo so. Dirò un sacco di stronzate in questo video perché non le conosco, i cerchi. So ETA BETA. Sta Golf è fotonica. Cerchi mi garbano un sacco. Sì, ma soprattutto io adoro il roll bar. Sai, da amante della pista non posso non notare queste cose. Effettivamente il roll bar è bello ignorante. Sì, ma sulla build stessa della macchina ci sta bene, Sì, sì, io rosso, approvo. Grigio, approvo grigio topo, la sì, Golf... La Golf così. Guarda, non mi dispiace per niente. Non provo le Golf, ma così è veramente bello. No, è figa, dai, c'ha personalità, esatto, diciamo. Esatto, perché sì, normalmente sì. È quello il problema. Anche questa. Però c'ha meno personalità di questa. Sì, allora, nonostante il roll bar, per esempio, vedi, questa c'ha sedili però stock. C'ha già sedili stock. C'ha sedili stock e quindi secondo me non... Il cerchio è un po' più particolare sì, rispetto... Ma non mi dispiace, non mi piace la Golf rossa, ma questa è una cosa... Sì, anch'io la prenderei più di questo, di quest'altro colore, mi piace di più. Qualsiasi tedesca rossa a me non piace. Sì, sono d'accordo. Però comunque è una bella build. No, bella. Mi sto guardando un attimo intorno e dubito ci siano build brutte. Questa cos'è? Una Seat Ibiza. Freni Lamborghini. Freni Lamborghini e cerchi Rotiform. Boh. Ok. Boh. Però colore super interessante. Colore bello, un grigio bronzato tipo. Tra l'altro con targa tedesca di prova, che è, questa è vecchissima, è una targa prova che scade nel 2003. Mi sa che è un po' scaduta. Mi sa che è un po' vecchia. Bella però. Cioè un po' particolare, la macchina in sé per sé non mi fa impazzire. Però la build sì. Sì, la build. No. C'ha il volante dell'Audi. La 5? La 5 a me, lo sai, non mi fa impazzire. La 4 mi piace di più. A me la 6 mi piace di più. Anche, o la 7, queste qui. No, queste sì, ciccio c'è. Perché sono male. Se devo andare sul vecchio preferisco la 4. Sì, se devo andare sul vecchio anch'io preferisco la 4. Però anche la 5 è mi casa. È tuning anni 2000. Anche la 6. La cosa. Come si chiama? La Cupra. La Cupra Stance. Questa è un'altra bella, ciccio. Guarda qua. Ma guarda. Ti posso dire che per ora mi ha colpito più la prima. Allora sì, anche a me piace di più la prima che si è vista. Forse per gli interni. Però bella anche perché questa. Perché la rendo unica agli interni. Che cerchi so? V-Man. Poi, però belli l'estrattore di Atrosi. Sì, 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 con quattro scariche. Così molto bello. A chi la conosce? Sta. Guarda. Golf 2 o 1? Mi correggo. Questa è la più bella. Ma poi GLS. Frosino. Bellissima Cicci. Bellina, molto carina. E poi vabbè, Lotto e il Mosco versione. No, questa è l'NA. Ah sì? No, pop-up.
strabellina così, esagerata, perché veramente è buttata per terra. Guarda l'interno. Però fighissima. No, anche gli interni sono bellissimi. Cioè, guarda qua. È nuova sta macchina anche dentro. Fatta nuova, sì. Mamma mia, bellissima. Che poi sembra che è il volante originale. Volante fotonico, non lo so se è quello originale, ma... Sì. Fotonico, veramente. Terni in pelle, bellissimi. Anche con questi cerchi ci stanno da Dio su questa build. Il ducktail mi fa impazzire, quindi mi piace un sacco. Che dicevo, che secondo me va messo. Secondo me la Miata è da ducktail. È da ducktail, assolutamente. Ci sta da Dio, secondo me. Anche i fanali sono fighi, quelli dietro. Ci abbiamo un E46. Fanali fijo. Anche il body kit non mi dispiace. Devo dire che comunque ha il suo perché. L'alettone non mi dispiace per niente. Bello, ci sta bene, vero? Qui abbiamo una macchina che io personalmente adoro, che è l'E39. Diciamo che così non mi fa troppo impazzire. Né il body kit non mi piace, con questi due scarichi dietro grossi non mi piace, e nemmeno i cerchi che ci ha messo. Però l'E39 personalmente è una delle macchine che veramente comprerei. Mi piace un sacco. Ci voglio un commento sulla Tesla. Non ho commenti perché non pensavo che facesse parte del mondo del tuning, onestamente. C'è una Tesla. Ho scoperto un qualcosa di nuovo, vedi, non si smette mai di imparare. C'è una Tesla slammata per terra. Ma poi Simo bagged. Bellissimo. Tesla buttata per terra. Ma che ne so. Questa è bella, eh? M4 Competition, tra l'altro. Questa è seria, ragazzi. Molto bella. Mi piacerebbe veramente tanto provarla e in pista. Averla, soprattutto. Ma provarla in pista già mi accontento. Sì, solo il problema è che queste qui, per mantenerle col bollo, ti spellano. Ma tieni te, qual è il problema? A me ci servono a questo, no? Anche gli interni so fotonici. Pure la Competition, cioè. Spoiler è di casa? Sì, è così di casa. Real carbone. Sì, caro. Tanta roba. M4, tanta roba. No! Questo invece è il Serie 3 e 92. Ecco, questa mi piace di più di quell'altra che era lì. Non lo so. Sì. Non lo so. Questa mi piace di più. È più pulita come build, non so... Figura, so a me come sembra definito. Più pulita all'altra. No, mi garba di perché più questo. Perché col cerchio bianco così... Secondo me ci sta bene. Però mi sembra più pulita all'altra. Ci sta bene. Questa TT, ciccio. Guarda, io che non sono amante delle TT, ti devo dire, sto cominciando a ricredermi. Perché come dicevamo con il buon Fabio mentre eravamo in macchina in autostrada, le TT, per quanto belle, potenti e quant'altro, performanti, passano un po', rischiano di passare un po' inosservate. Ovvio che se ci spendi... vabbè, se la fai così... ...di quattrini, come si suol dire dalle nostre parti, diventano molto Se la fai molto così è bella. Poi una modifica che sulle Audi vedo ogni tanto e mi piace veramente molto è il griglione anteriore in quel modo. Ma lo sai come mai? Perché gli levano la targa. Gli levi sembra... la targa, c'hai tutto il body kit sotto. E... Poi qui abbiamo Audi, perché guarda. A6 e... Un'altra A6 dovrebbe essere. Secondo me è una A6 anche quella. Però è molto vecchia quella rispetto a questa. Posso dire una cosa? Le station, perlomeno per me, più belle sono quelle delle Audi. Su questo sono d'accordo. E qualsiasi build fatta su una station Audi mi piace da morire. Sono molto molto belle. Stupenda, mi piace da morire questo verde. La chicca per completare questo, il vano sopra porta oggetti dello stesso colore. Cazzo! Perché no? Cazzo, è vero, sulle Audi, sulle station ci stanno da Dio. E BBS oro così fa un contrasto, nemmeno bellissimo. Oro bronzato, bronzo satinato. No, ci stanno da Dio. Ci stanno da Dio. Su questo colore build azzeccata, secondo me. Anche questa è figa, però. Vola questa. Allora, da bravi ignoranti, o meglio io, perché Ricca mi stava dicendo no, guarda che è un A4, è un A4 questa, ed è un S4. Quindi questa qui è la prima S4, dovrebbe essere... 4. Sì. C'è scritto, no, qua. 4. Allora siamo in No, ma poi le siamo S... Siamo in due essere ignoranti, io sono pure cieco, meno male è lui che l'ho occhiato. Le S e le RS sono tutte 4x4, praticamente. Cerchi, io adoro cerchi. Cerchio ABT. Poi a me piacciono un sacco i cerchi che ti danno l'idea di concreto, di pieno, di solido.
che su un Audi, su una Station, mi piacciono di più quelli tipo questi. Ok, non sto dicendo che sono brutti, assolutamente, però su una Station, un cerchio pieno così, che ti dà proprio l'idea di concreto, di solido, sì, 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 guarda, garba di più. Ma mi fa impazzire. Ma poi Fabio si chiama un M. Qui ci abbiamo un R32 5, anche se io preferisco la Golf 4 R32. Praticamente c'ha lo stesso motore, però è la versione prima, che sarebbe quella che abbiamo là, quella lì. E però comunque c'è un 3002 V6 e buttalo via, cioè nel senso. Kit turbo? Kit turbo. Volumetrico? Kit volumetrico, perché no? Con cerchi Rotiform, spaziali, che comunque sono molto belli. Il cromo poi mi fa impazzire. No, poi ci sta bene su... sulla Golf 5. Sì, anche perché sulla Golf 5 è su questo colore, comunque è sì, bello... Sì, sì, sì. È un colore appariscente. Sì, sì, sono d'accordo. E poi c'è quella che io più adoro. Vabbè, la Golf 3, anche questa molto carina. Su cerchi BBS, ovviamente slammata per terra. Qui ci abbiamo una A3 che, ti dirò, messa giù così, non mi dispiace. Non mi piace il cerchio, sincero. Gusto personale... Non... Allora, è un po' sobria, nel senso che... No! Tra l'altro il GS300, questo c'ha il 2GZ. Quello della Supra. Beh, dicevamo, questa A3, cerchi, nel senso, non sono sobri i cerchi in sé per sé, però messa solo con i cerchi praticamente, e sì, un body kit, ma sì, diciamo, è abbastanza nulla di sobre, che è sobra rispetto alle altre. Poi sì, se la metti, capito, se la metti accanto, esatto, se la metti accanto magari a una A3 normale, te ne accorgi delle differenze, però ecco, non risalta rispetto alle altre. Non so quale lancia sia, però il Mistro t'ha buggato al massimo. Il Rattrod mi fa impazzire. Bellissima. Allora, io questa l'ho vista al Milano Night Runners, quello lì che si andò a Milano. È esagerata, cioè veramente esagerata. Però non ricordo la lancia, non so che modello sia. Non ne ho idea nemmeno io. Ma poi il cerchio. Bellissimo. Cerchio fotonico, veramente. Allora, sì, voglio un parere su questa TT prima serie. Posso dire la verità? Parere. Mi piace più questa di tutte le altre. Addirittura. Te lo posso garantire. No, sì, io. Allora, se, come ho detto prima, queste macchine così mi sembrano un po' delle locuste, questa è la locusta. Però dice, piace. Così particolare, capito, che mi piace, ok. Cioè, arrivata al giorno d'oggi, dove so tutte linee taglienti. Ok. La linea è un po' più morbida, più sfondata. Ci sta, ho capito. E allora, io devo dire, la prima serie è quella che mi garba meno della TT, e l'ultima è quella che mi garba di più, perché sembra un R8 praticamente. Però ti dico che, buttata giù con questi cerchi e questo rosso caramella molto acceso, ti dirò, questa, ragazzi, è la Polo uguale a quella che c'avevo io, con qualche modifica, giusto? S13, non male, cioè, abbiamo un E36. No, l'Honda logo. No, l'Honda logo. No, aspetta, perché guarda gli scarichi, ti imploro. No. Ma che cazzo. Ciccio, voglio un parere. È il microscopio, uso il laboratorio, uguale. No, vabbè, allora, questa sicuramente a molti non piacerà, però, stile giapponese, mi casa. E più che altro inserita in questo contesto. Sì, in questo contesto ha un senso, assolutamente. Tra l'altro col body kit slargata, cerchio esagerato, bellissimo, tra l'altro. Cerchi veramente belli. L'interno satinato e l'esterno cromato. Belli. Allora, per quanto, ripeto, non possa piacere, però è fatta con gusto. Anche i sedili sono fotonici, riprendono le trame, quelle originali della Golf. Bellissimi. Anche vista da davanti, devo dire che non è per niente male. Io, prima che il buon Fabio vi inquadri tutta la macchina e ve la mostri, vorrei mostrarvi qualcosa che è nel posto del passeggero dietro. Inquadra bene? No! ma lo sai cos'è? Quello per l'assetto. Sembra, ma è quello per l'assetto. Sembra, ma non è. Mamma mia, questa è esagerata, Nissan Silvia S14. Bellissima. Completamente trasformata. Veramente lo scarico, assurda. Attenzione, guarda, no, dove batte lo scarico. No, non l'avevo visto.
assurda, assurda. Questa qui veramente ci hanno speso un botto, un botto poi di soldi. Non si vede perché il cofano è abbassato, ma io penso che anche di motore... sarà pompata anche di motore sicuramente. Bella, 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 veramente complimenti. Aspetta, ho parcheggiato la macchina lì. Sì. Il dittatore è arrivato. Gift card motorizzati, ma bellissimi, ma sono fantastici sti cosi, bellissimi. Vabbè, ciccio, cioè cazzo gli vuoi dire? R8 V10, quindi nemmeno la V8, V10, bellissima. Poi è pure la V10, no, no, ma infatti guarda, io sono zitto perché non c'è bisogno di commentarla questa macchina assurda. Ducktail carbonio. Non c'è bisogno di aumentarla. Cazzo di voi di? Cazzo di voi di? Giordandella. Qui abbiamo un'altra Golf 6, come quella di prima. Questa Golf, Ciccio, che ne pensi? Bianco perla bella. Bella, mi piace. Sì. Mi piace molto, molto pulita. Cerchio cromo, BBS, perla. Cerchi ci stanno bene. Ti dico, approvata, approvata. Vabbè, cioè, ma che te lo dico a fa? Boh. Però ti posso dire, non c'è bisogno di commentarla come l'altra. Però ti posso dire, no, se veramente mi piace di questa build. Cerchio ovviamente custom, aftermarket, non è della macchina, ok. Però con il logo originale. Porsche. Questa è una cosa che sì. Apprezzo. Poi non lo so, ci sta che siano cerchi Porsche, non lo so. Ma col dentro satinato e l'esterno cromato. Vabbè, magari l'hanno modificati, boh, va a sapere. Però sì, sono molto belli, molto molto belli. Questa è veramente esagerata. Maggiolino? A busto, sì. Ma poi con lo spumante. Poi no. Bellissimo. E comunque... Cabrio, tra l'altro figo, Cabrio. Due è sobrio, cioè di solito o lo trovi dal vecchietto che l'ha tenuto bene, oppure so, bene o male un po' stravolti, no? Sì. Invece, no, invece ci sta, colore, ci sta. Targa Roma, poi è pure bella la targa Roma. Bello, bello. Sì, targa Roma. Mi piace. C'ha stile, soprattutto, sì, soprattutto su queste macchine, tipo sulle 500 d'epoca, via. Allora... Ti dico, sboccata, ti dico. Così mi gasa veramente di brutto. Tutta bianca, tutta che i dettagli che riprendono il bianco della macchina, sì. Anche i cerchi così mi garbano un botto, cioè ci stanno da Dio su sta macchina. Secondo me è veramente figa, anche questa con roll bar. Oh, ma li regalano roll bar qui? Roll bar dentro, proprio tranquillo. Noi. Dovrebbe essere una GT, che quando le modificano così tanto non si riesce nemmeno più a capire che versione è. Poi vabbè, ragazzi. Grazie. C'è qualcuno, vi giuro. Qualcuno che finalmente ha fatto ciò che ho chiesto io prima. La station col portaoggetti sopra. No, ma poi la station, quale station? Il serie 5 e 39. Quale cioè station? Quella che mi garba a me, che vediamo voglio io. Vediamo se è manuale automatico. Vediamo se è manuale automatico. Ma l'altro OZ, bellissimo. OZ che ci stanno da 10 su sta macchina. È pure manuale. Manuale. È pure manuale, ragazzi. Mamma mia. Questa è veramente, veramente figa. Diciamo, menzione d'onore. Per il cerchio. Maggiolino cerchio Bentley, stupendo. Boh, ma che... e aspetta, S3 col cerchio deve Porsche. Deve essere l'angolo, cioè, comunque, boh. Deve essere l'angolo di... Boh. Giaguarino, Rica non approva più di tanto. Signore, io le Jaguar purtroppo non... Non sei un grande amante. No, non mi entusiasma, non mi sembra una copia della Aston Martin. Poi, ovviamente non le sto criticando, nel senso, macchina perfetta, anche in pista deve essere una bomba, gommata P0, macchina della Madonna, però non... Non mi prendono, ecco. Sì, diciamo sì. Preferiresti qualcos'altro, magari, con gli stessi soldi. Esatto. Allora, qui abbiamo una bella combo di Mercedes e BMW, un bel 6,35 CSL e un CLA, dovrebbe essere. Dico la sincera verità, di questo colore mi piace veramente, veramente, veramente. Allora, tanto. Colore approvatissimo anche da parte mia. E anche la build ti dirò. Sì, ci sta. Ti dirò, lo sai che ci sta. Ma più che altro perché sono macchine che non le vedi mai acchittate così. Quindi... Questa è la macchina classica che lo vedi al rappresentante. Esatto, cioè una macchina normale. No? Ti fa strano vederle. È una persona che fa tutto nella vita meno che buildare. Esatto. Ti fa strano vederle buildate così. Il contrasto della macchina stessa con la build mi piace veramente. Sì. Allora. Quanto cazzo è bella. Può essere a mani bassi una delle mie preferite. È fotonica veramente. Rolls Royce Silver Spur, che è quella che è venuta dopo la Shadow,
ed è la prima prodotta quando Rolls Royce entrò nel conglomerato, chiamiamolo così, di aziende con BMW e Volkswagen. Ma io non ne ho idea, veramente mi fido di quello che dice Ricca. Motore non ne ho idea, impressionante. Sarà 6.000 sicuramente. 8 milioni di cilindrata. Però è veramente, cioè questa è proprio la macchina che si presta a questo tipo di body kit, di anche perché build. Se non la compra qualcuno che fa questo genere di raduni, probabilmente ce l'ha qualche mafioso ceceno che ci va a giro con Kadyrov. Bellissimo. E questa è bella, secondo me il tocco di classe glielo dà il fatto che il simbolo sul cofano, non ricordo se c'è un bottone o ha la messa in moto, no, se come te la funziona. Tiri, se te lo tiri rientra dentro, perché è per rubare, ok, però c'è anche la possibilità di chiuderlo dentro, punto, non ricordo come si faccia, però c'è la possibilità, ci sarà un pulsante dentro probabile, non lo so. Stupendo il cerchio che con la bocchetta Rolls Royce, diciamo, conclude ciò che è iniziato. Stupendo, stupendo, stupendo. Guarda, boh, anche questa io intendo di Audi d'epoca veramente, ma quant'è bella. Ritiro ciò che ho detto prima sul rosso, che alle tedesche non sta bene, perché su diciamo questa che, ci sta da Dio. No, la calza a pennello. Sì, sì, è strada come, d'accordo. È come se hai un bell'abito e lo concludi con una cravatta perfetta, no? E questo è ciò che è quest'auto. Da niente da dire, veramente. Niente da dire. No, allora, non so se secondo me ci stanno bene i cosi, i fanali gialli. Infatti ti volevo dire... Non lo so se sono d'accordo. Lo accetto perché all'epoca magari erano così o andavano così. Ma le fanno anche ora, spesso. Però, esatto, però un po' un cazzotto in un occhio, questo è vero. Non so se ci stanno per bene. Per il resto adoro però, questo rosso caramella con tutti i dettagli cromo, l'antenna che si alza, il cerchio cromo, no, è un'auto... Fotonica, veramente fotonica. Complimenti a chi l'ha complimenti comprata. Complimenti a come l'avete fatta, perché è bellissima. Anche questa, che gli vuoi dire? Auto stupenda. Cioè, veramente... Poi, io sarò sincero, le Porsche di questi anni qua sono quelle che mi hanno fatto innamorare al marchio Porsche. Trovo che il BBS sia il suo cerchio. Sta assolutamente, tutto, assolutamente ci sta da Dio. Sta bene un po' su tutto, ma trovo che sia il suo cerchio. Mi piace il fatto che abbiano rispettato un po' il canone dell'epoca, quindi cerchio piccolo e spalla alta. Sì, sì, sì. Colore, io credo sia il suo originale, ma anche se non lo fosse, bellissimo, meraviglioso, con la scritta. Sono d'accordo. Carrera. Tra l'altro c'è anche il roll bar, anche questa, tanto per... Ma guarda, io ora, perché loro l'hanno fatta a Bagged, ma secondo me in pista è una macchina che ti può dare tante soddisfazioni anche idea, al giorno d'oggi. Hai idea? Ti ci diverti come un cretino con questo. Molto tamarra. Sì. Soprattutto ma anche i fanali dietro. Sì, anche come è kittata, insomma, questa build è abbastanza tamarra. Però mi piace il colore. Nel complesso ti nel dico. Complesso è una macchina ti molto... dico fatta comunque con sì, gusto, con dai. Gusto, non, con è, non è esagerata. Allora. Devo dire che a sto raduno non ci sono macchine sboccate, esagerate, sboccate, cioè, non so, nel senso esagerato, brutte, brutto che dici madonna come stona questa esatto, macchina. Esatto, esatto, ti dirò, in linea sono di massima sono tutte macchine azzeccate. Sono tutte, sì, esatto, azzeccate, se sono fatte bene. Anche questa per me rientra signori in un'altra signori, di quelle che cosa cazzo gli vuoi dire? Se non avete budget per la Silver Spur, la Rolls Royce di prima, abbiamo per un budget più economico questa. Tra l'altro è diesel. È diesel. È diesel. E sicuramente si presta bene, come nell'altro caso, o a questo genere di eventi o a fare il narcotrafficante, l'imprenditore di quelli un po'. Chiudo un po' ambigui. Stupenda. Colore. Colore dell'epoca e il classico, suo ci sta da Dio. Bellissimo. Giallo opacizzato, non so come. Quasi giallo ocra. Sì, sì. Cerchio cromo che personalmente approvo e mi piace tanto, riprende ogni altro singolo dettaglio cromato sì, della macchina, sta... che all'epoca erano così, cioè le macchine dell'epoca uscivano con la griglia cromata, il contorno del fare cromato, il paraurti cromato, quindi direi che questo cerchio è azzeccatissimo. E nota che io adoro nelle Mercedes d'epoca è il simbolo della stella che rimane e permane sopra il cofano. Molto figo. Il sole ci sta abbandonando, piano piano. Ma l'italianità no. E per questo riprendiamo la nostra Alfettona nazionale, del quale mi sfugge il modello. Anche a me, mi pare il 166, ma non voglio dire una cazzata. Rientra tra quelle disegnate da Pininfarina.
Io la adoro. Tra l'altro kittata con questi interni, che non so se sono originali o se gliel'hanno rifatti, perché sono veramente belli. Secondo me è rifatta la tappezzeria, ma con gusto, sì, con gusto dell'epoca. Sono ecco, bellissimi. E anche questi cerchi ci stanno molto bene. Sono i cerchi della Giulia. Potrebbe essere. Però molto essere bello. Comunque ci stanno molto bene. Più nuovo, più attuale rispetto alla macchina, sì, che non stona, perché no, no, ci stanno bene. Le Alfa Romeo non stonano mai. Allora, Fiat 128. Personalmente mi piace. Io approvo, sì, sì, approvo. Sì. È figa anche questa. Mi piace di questo verde oliva che riporta un po' a, per i più nostalgici, ai tempi in cui la polizia aveva le auto in questa colorazione. Non è esageratissima. Cerchio bianco che con le grafiche ci sta, senza grafiche non lo so. Sì, col fatto che le grafiche, diciamo, sono alla fine so bianche, ti dirò, ci potrebbe sta. Però approvata, dai. Sì, 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 no, nel piace. Complesso figa, molto figa. C'ha un sacco di personalità. Allora, qua abbiamo un Audi 80 turbo diesel. Signore e signori, questa continua a non consumare niente, ma a inquinare tanto. E continua ad andare soprattutto, perché sicuramente sarà il motore originale, non gli avranno fatto niente di grosso. Conoscendo questi mezzi, build super sobria, build bellissima, e sicuramente mi piace il colore. Sicuramente, come al solito, da fan di BBS adoro questo contrasto cromo, colore un po' spento. Ma soprattutto, a differenza della precedente Audi, mi piace molto il faro giallo su questa macchina. Lo sai che lo stavo per Dio? Perché ci stanno bene su questo. Innanzitutto sono tutti gialli e non solo due. Ci stanno bene e su questo. Ci stanno bene, perché è una build con un colore un po' più spento. Esatto, esatto, esatto. Forse non c'è troppo contrasto, diciamo, tra il faro e il colore della macchina. Comunque ci sono dei lampi in lontananza che, secondo me... Prendiamo l'acqua. Speriamo di no. Questo qui dovrebbe essere un 6,35 o comunque un serie 6 di quell'epoca lì. Non so il modello preciso perché non c'è scritto dietro. Il proprietario sicuramente è un intenditore, perché questa è una build perfetta. A me piacciono molto le BMW, adoro le BMW nere e, ripeto, sono un amante di BBS. Sentirete che in questo video lo ripeterò allo sfinimento, però credo che il BBS è perfetto su una BMW. Sì. E questa ne è la riprova. Sì. Soprattutto di quest'epoca qui. Questa ci stanno da Dio. Ne è la riprova. Su sta macchina sono veramente i succeri. Inoltre il proprietario è un intenditore, perché penso abbia partecipato al Goodwood, come si può vedere dallo sticker sul parabrezza. Allora, qua abbiamo una 75 che... Ti dirò, che il mizio ce l'aveva una. Siamo di parte. Sono di parte, quindi allora, mi gasa. Nel complesso mi piace, però secondo me la spinge un po' questa colorazione. È un po' troppo sobria come colorazione per una 75. Esatto. Anche se il cerchio così con questa colorazione secondo me ci sta molto bene. Sì, è pensata. Nel complesso ci sta bene, è pensata. Però anch'io la farei più tipo rossa. Sì. Sono pienamente d'accordo e adoro la 75, mi ricorda un po'... Non so, la banda della Magliana, queste situazioni molto border, no? Però mi piace molto, 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 molto. La macchina a me piace. Allora, sì, anche la macchina... se è una GTST, che comunque va benissimo, non ce ne frega io assolutamente la provo, niente. La provo, anzi, però... meglio, almeno facciamo i traversi. No, signora polizia stradale, non l'ho detto. Esatto. Però ti dico, sta build, esatto, forse potrebbe essere la prima che dico... Soprattutto perché da una giapponese mi aspetto la build super sboccata, con il colore appariscente, con un cerchio molto 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 presente. Non adoro il cerchio con il contorno cromo e l'interno nero, perché penso che il cerchio nero sembri più piccolo rispetto alla realtà, quindi non lo so, non l'adoro molto. E il colore in generale di questa build, ripeto, un po' spento. Mi aspettavo di meglio, ma è comunque una signora macchina, non c'è nulla da dire. Ragazzi, birrino, vedrai, che bisogna fare? Organizzazione. Tanto dopo si torna a piedi, giusto? Sì, PS non ci guardate. C'è solo da fare 3 ore di macchina, ti immagini? 7 ore a piedi. O col carro attrezzi, non lo so. Comunque, organizzazione top. Sublime. Top, veramente sublime, complimenti, sublime. Evento pauroso. Ora ci accattiamo un bel panino con la porchetta. E dopo...
Si va a fare altre due riprese. Due o tre bi- no, no, signore della PS, no. Ci siamo accattati un bel panino con la porchetta. Non andava fatto, lo sgarro non andava fatto. E invece. E invece. E invece. Allora, siamo al dopo cena. Si vede. Siamo al dopo cena e si vede perché chi l'ha progettata buio. Ha bevuto sicuramente tante di queste. Esatto, però, esatto. Vabbè, mi sembra tipo le macchine di Mad Max. È fighissima. Ci abbiamo un maggiolino che, guardate gli interni, fuori di testa, una affare del genere. Guarda qua. Che ti svegli la mattina? Quelle so le bombole dell'air ride, sai? Sì, ma te ti svegli sì, la mattina. Sì, sono le bombole dell'air ride. Guarda, c'è i fili, c'è te i cavi. Ti svegli la mattina, invece fa latte e cereali, fai birra e cereali. È una figata sta affare. È bellissimo, zii. Allora, qui abbiamo un MX5 NA, carina, molto carina. Mi piace molto, molto, molto. Molto bella. Rosso caramella. Poi interni, abbiamo un neon. Neon, ma soprattutto slargata, body hit, cerchi fighi, interno. Interni rossi e neri con cinture tacata verdi che, guarda, no, perfetto. Molto, molto figa, molto figa. Contrasto eccezionale. E poi la cosa che più adoro è il tetto rigido. Il tetto rigido sì, l'hard top è il suo. E anche il ducktail così stra approvato. Ma ti posso dire? Poi targata California, ciccio. Ti posso dire? Io approvo anche le feritoie. Sì, anche queste sono molto fighe. Di solito è una cosa più da Mustang. No, 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 ma mi garbano molto anche a me. Questo è il GT86 che abbiamo visto arrivare prima, che non ho ripreso. Però, grigio scuro. Però non capiamo il colore. Sì, è un grigio scuro. No. È un grigio scuro. I cerchi sono esagerati, veramente. Bene. E poi c'ha una mega campanatura che vedete se faccio così, esatto. Sta mega iper campanatura che è abbastanza esagerata. Però la macchina, ti dirò, nel complesso l'ho fatta bene. Guarda, una delle più azzeccate. E poi ci sono loro, eh. Ma bellissimo al volante. Bellissimo. Ma allora, parere di questa passa. Signori, signori, dobbiamo comprarci tutti una family car in questa maniera. Perché no? La vera domanda non è perché dovrei farla, ma perché non no? Dovrei. Tra l'altro con roll bar, quindi posti dietro inutilizzabili. Signori, proprio. Portate i figlioli e le lasciate a casa con le nonne e siete sicuri durante il viaggio. E sedili recaro davanti con le cinture a quattro punti. Perché non fare un'auto del genere? Bellissima. Cerchio, vabbè, esagerato anche questo, come al solito, come qualsiasi auto qui. E vabbè, colore, macchina piace, in generale acqua, sì. Fighissima. Verde colore acqua, anche sì. Molto bello, un quadro da vicino, molto bello. Se ci spostiamo accanto. Accanto, vediamo, Fiesta? Perché guardiamo no, la Fiesta. Scusami, hai ragione. La Fiesta di Ricca con Trispoke che ci stanno da Dio. Scarico a goccia, non capiamo il perché, ma inquadriamo lo scarico. Scarico a goccia, molto random. Però signori, perché nel complesso allora, la Fiesta abbiamo spiegato una grossissima questione. Non portiamo i figli dietro perché abbiamo il roll bar, li compriamo una ottima Fiesta col Trispoke e via. Why not? E via. Stanceland, ovviamente. Molto molto figa. E poi ragazzi, una fantastica 159 direttamente da l'Ungheria. Cioè, questo è venuto dall'Ungheria, Ciccio, ti rendi conto? Con la 2.2 diesel 5 cilindri. Cioè, bellissima, tra l'altro. Build fotonica. Build fotonica. Marrone, dal video non si vede. Cerchio, anche questo esagerato, ovviamente. Interni paurosi. Con scritto quadrifoglio. Bellissimi. Manuale. Molto bella. Fatta. E ovviamente roll bar. Perché che fai? Non metti il roll bar. Ormai abbiamo capito che è la costante della serata, BBS e roll bar. BBS e roll bar. Ah, tra l'altro sono BBS anche questi, non l'avevo visto. Non l'avevo visto.
due sì, molto, molto sì, bella sì. Anche questa. Con Ducktail anche questo, guarda, sì, però. Sì, sì. Ducktail molto sobrio, che devo dire ci sta bene. Molto, molto figa questa 600 e 500 in, in combo, una accanto all'altra. Mi piace molto di più la 500 perché ha le linee squadrate, no, che come piacciono a me. È il mio colore preferito. Vabbè, ciao. Vabbè. Anche questa, cerchi non troppo esagerati, però fighi. Ma quelli della 500, ragazzi, quanto cazzo sono fighi. Cioè, ci stanno da Dio, da Dio ci stanno. Sono i suoi, secondo me. Non so che cerchi sono. Boh, c'è scritto semi sopra, non ho idea di che cerchi siano. Però è veramente fighissima. Tra l'altro ha anche il tettino apribile. E gli interni molto sobri, con volante in radica. Pomello del cambio in radica, anche quello. 600 con tettuccio apribile completamente. E questi fantastici sedili incredibili. Monoscocca, mono pezzo. Assurdi, assurdi. Queste due macchine sono fighissime. Non a caso sono una accanto all'altra. Esatto. Allora ragazzi, qui la situazione sta un attimo degenerando. È un crescendo o un decrescendo? Tanto non, dobbiamo, non dobbiamo fare tre ore di macchina. Non l'ho detto, non l'abbiamo detto PS stradale, non l'abbiamo vabbè, detto. Vabbè, vabbè, comunque, tanto non guidiamo noi. Le condizioni ci hanno portato a notare un'auto che prima che io non avevo notato, minimamente considerato. La 1 con uno sportello di un altro colore. E questo è quello che ci piace, ma soprattutto il decespugliatore. Che non avevamo notato prima. Tante. No, due! No. Ma come? Ma come? Ma non era una 1. Ma come? Allora, qui abbiamo questi fantastici mezzi da drift. Stupendi, col motore delle pit bike. E poi tre Miata. Arrivati al caso. Al caso. Al caso. Ragazzi, è arrivato il momento. Purtroppo stiamo con la Punto. Che mezzo. Dopo aver visto tutte queste ottime macchine, è quasi una delusione risalire sulla mia cara Punto. No, mia dai, madre. Povera Punto. No, dai, perché no? Però è il momento di ripartire, anche perché ci aspettano appunto altre tre ore di macchina per tornare a casa. Triste momento, ma doveroso. Ragazzi, raduno pauroso comunque, veramente. Complimenti all'organizzazione e agli organizzatori, perché è un raduno veramente con i controsuddetti. Sì, sì, sì. Sì. Complimenti e ovviamente vi ringrazio come al solito per aver guardato il video e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao.